Siamo in Curva Sud prima di Messina Troina. È la prima volta che porta suo figlio qui in curva? Diverse volte lo porta allo stadio. È importante per lei trasmettere la passione per il Messina a suo figlio, ma soprattutto i valori dello sport e del calcio? Certo, è importantissimo. Soprattutto per la nostra città che ha bisogno di valorizzare questo sport. Inizia male questo 2020 per la CR Messina, un nuovo anno caratterizzato dalla prima sconfitta interna per la squadra di Mr. Zeman. La squadra ha comunque giocato un buon calcio, si è espressa con una sua identità, ma il merito va tutto al Troina per aver capitalizzato nel modo migliore le pochissime occasioni concesse dalla squadra di casa. La gara, c'è da dire questo, è stata condizionata da due fattori. Innanzitutto dal fortissimo vento di Maestrale che ha in qualche modo condotto la palla non sempre nella direzione desiderata, e poi da alcune scelte arbitrali abbastanza contestabili. Nella prima frazione di gioco il Messina spinge ripetutamente verso l'area avversaria, perde quasi subito però Dejan Danza a causa di un infortunio muscolare. Si vedrà quali tempi di recupero avrà. Al suo posto il giovane Lavrendi. Appunto, primo tempo caratterizzato da un Messina martellante che non fa altro che avanzare nell'area avversaria. Al diciannovesimo c'è un episodio che ha particolarmente caratterizzato questa gara. Episodio abbastanza contestato perché dopo una bella azione sulla sinistra di Fragapane, Rossetti mette dentro la palla. L'attaccante segna, ma l'assistente dell'arbitro segna appunto con la bandierina posizione di fuori gioco. Posizione presunta perché dalle vive proteste sia provenienti dagli spalti sia dagli stessi giocatori del Messina pare che non ci fosse. Dovremmo vedere il replay per avere più certezze. Non è l'unico episodio però che ha scatenato l'ira dei giocatori di casa. Vanno segnalati a tal proposito un fallo di mano su un cross sempre dell'ottimo Fragapane all'ottavo minuto e una uscita sospetta abbastanza scomposta da parte del portiere del Troina. E al ventisettesimo c'è il primo ribaltamento di fronte perché il Troina trova il gol che lo porta in vantaggio per 1-0 a causa di un clamoroso
strafalcione difensivo. Infatti, Fernandez si invola nella area avversaria e batte Avella con facilità. Il Messina ha il merito di non disunirsi e dopo pochi minuti, dopo appena 12 minuti, trova la via del pareggio con il gol del capitano Crucitti, grazie a un buon cross, sempre proveniente dalla zona sinistra del campo, da parte di Cristiani. Uno termina così il primo tempo. Nel secondo tempo la squadra di Zeman prova ripetutamente a portarsi in vantaggio, non riesce purtroppo a concretizzare nessuna azione. E al 23° minuto c'è un episodio che cambierà le sorti della partita, cioè sostituzione da parte del Troina. Entra Masahoud al posto dell'attaccante Bamba. E 2 minuti più tardi, appena il tempo di riscaldare i muscoli, il neo entrato riesce a involarsi sulla corsia di sinistra, mette al centro un ottimo pallone capitalizzato in rete da Kun. È il 2-1 definitivo, c'è un po' di amaro in bocca per l'ACR, che comunque può recriminare più di una azione andata contro la squadra giallorossa. Non ultimo il sospetto spintone ai danni di Rossetti al minuto 49 del secondo tempo, e quindi nelle ultime battute di gara, che non riesce a battere a rete un cross a causa appunto di una sospetta di un sospetto strattonamento. Il prossimo impegno per l'ACR vedrà appunto la squadra di Zeman impegnato in trasferta contro un Acireale, che è sempre un campo molto insidioso.